di Teresa Venditti e sono qui in questo festival in qualità di sceneggiatrice per il documentario Essere Divina. Io sono Luca Pellegrini, regista di Essere Divina, che stiamo presentando qui al Lovers Film Festival. È un documentario in prima mondiale, proprio non è stato mai né distribuito e né visto nei cinema, quindi è proprio una novità. Sì, abbiamo conosciuto d'estate Francesco Micheli, che è il direttore artistico della scuola per drag queen, perché il documentario parla appunto dell'unica scuola in Italia che forma drag queen, e ci disse che lui stava realizzando Il giardino delle ciliegie, cioè una versione drag queen della pièce di Chekhov. Ci sembrava un'idea pazzesca che ci fosse una scuola che formava drag queen e che addirittura potesse rivisitare i classici in chiave drag. E abbiamo subito avuto l'idea, ero con Maria Teresa, con cui collaboriamo da anni, e abbiamo detto che dobbiamo assolutamente farne un documentario. E siamo partiti senza avere una produzione dietro, né mezzi, niente, proprio veramente come dei pazzi. E però piano piano abbiamo trovato tutto, abbiamo formato una troupe e siamo riusciti con un anno e mezzo di riprese, con tutta la fase di montaggio, siamo riusciti comunque a chiudere il lavoro. Sì, no, posso soltanto aggiungere che siamo partiti veramente all'arrembaggio grazie anche a Marina Ghissopoulos, nostra amica del centro sperimentale, che ci ha fatto praticamente da direttore della fotografia, operatore, assistente psicologico, la qualunque, e poi insieme a lei, dopo di lei, diciamo, si sono aggiunte altre persone, ma ci ha seguito fino alla fine, e poi anche altri amici tipo la montatrice Maria Grazia Pandolfo, che appunto ci ha assistito nel montaggio infinito ma alla fine soddisfacente. Quindi insomma è stato importante avere anche un supporto di amici che ci hanno sostenuto. Beh, diciamo che all'inizio c'è stata un po' di diffidenza, perché tra l'altro alcuni di loro si permettevano di fare questo percorso proprio perché non c'erano occhi esterni. Entrare con una macchina da presa, con una telecamera, significava un po' violare questa specie di recinto sacro che si era creato, questa bolla. Quindi all'inizio non è stato proprio facile. Devo anche dire che gli insegnanti ci hanno dato molta fiducia da subito, e grazie a loro molti degli allievi si sono resi disponibili a fare prima delle riprese così generali sul laboratorio, e poi alcuni di loro hanno accettato anche di fare delle interviste su cui poi abbiamo costruito il documentario seguendo le singole storie. Quindi è stato proprio una crescita di intimità con loro, che proprio si è diciamo registrata volta per volta, insomma. Quindi è stata anche una crescita di un rapporto, oltre che un filmare un laboratorio, ecco. A corredo posso dire che oggi alcune di loro erano in sala, hanno visto il documentario per la prima volta. Ci ha fatto molto piacere sentirle dire: ma perché non ho detto di sì? Volevo anch'io essere uno dei protagonisti del vostro documentario. Quindi alla fine, insomma, il lavoro è stato veramente di grande rispetto. E, insomma, si vede poi alla fine. Allora, com'è stata la relazione con Platinet? Splendida, nel senso che ha subito accettato, è stato disponibile. Ha capito il progetto, qual era il nostro progetto. Il titolo dice un po' tutto, cioè Essere Divina. Noi in realtà non volevamo raccontare soltanto le drag queen, volevamo raccontare una maschera, cioè una maschera che è un po' un ideale di perfezione, un essere divino che è sia uomo che donna, e che appunto ha questi tacchi che lo sostengono e lo avvicinano un po' al cielo. Non era soltanto lustrini e paillette, glitter, anche quello, ma non solo quello. Per cui devo dire che il punto di vista di Platinet ha completato questo nostro ragionamento, dicendo l'esatto contrario, cioè dicendo non esistono regole, ma per essere divini non esistono regole, bisogna essere in qualche modo se stessi, che è la vera trasgressione. Essere se stessi, ed è difficilissimo, cioè abbiamo bisogno di tutto un percorso per poi ritornare a noi stessi, e un po', quindi
è una persona super intelligente, ha capito. Sì, è stato la presenza di Platinette sicuramente per il documentario è stato un arricchimento, anche perché è normale che gli insegnanti della scuola, essendo un gruppo affiatato che esiste da vari anni, sono le Ninas, è evidente che credono in quello che fanno e credono in una filosofia. Sentire un controcanto così tagliente e così anche dissacrante sì, nei confronti della scuola è stato anche un modo per far vedere un'altra parte, no? E comunque Platinette è una drag queen, cioè Platinette è la prima drag queen del sistema mediatico italiano, di conseguenza è assolutamente parte di questo mondo, ma si permette, appunto perché anziana professionalmente, di avere un occhio molto molto più disincantato e ironicamente disincantato. Quindi è stata sicuramente una pennellata di freschezza al documentario, di cui insomma noi siamo contentissimi, perché è stata proprio una collaborazione molto generosa da parte di Platinette, e considerando che ci siamo conosciuti per questo lavoro, non è che c'era un'amicizia pregressa, insomma. No, non è un'eccezione il fatto che esistano delle donne che si travestono da drag queen, che provano l'esperienza del travestitismo. In Italia è molto, molto poco frequentata come opzione, però per esempio a Roma esiste un gruppo che ha questo, un gruppo di faux queen appunto, cioè di false queen, di false drag queen, che si chiama Le Ficas, che pare brutto, ma si chiamano proprio così, e sono tutte donne che sono drag queen, quindi faux queen. Ma la cosa, forse diciamo, la presenza delle donne in un corso specifico per drag queen è proprio la misura, diciamo, del messaggio che abbiamo cercato così molto umilmente di veicolare nel documentario, cioè il fatto che anche le donne, diciamo che per gli uomini è normale che l'esperienza del travestitismo sia ancora un tabù, tant'è che l'uomo si permette il travestitismo a carnevale quando c'è un codice che lo fa accettare questo, oppure nel privato, oppure in dei codici comici. Non è permesso all'uomo, non se lo permette l'uomo di travestirsi in dei contesti che non siano comunque ludici o comunque molto irreggimentati. Anche la donna, che sembra apparentemente più libera nel vestirsi appunto con una parrucca, un trucco, un qualcosa di esagerato, ma in realtà l'eccesso del travestitismo non è permesso neanche alla donna, perché una donna quando esagera nella sua femminilità, diventando quindi iperfemminile, viene in qualche modo, diciamo, c'è una forma di accusa sociale, una forma di, anche di emarginazione, cioè c'è un giudizio proprio, vero e proprio. E quindi la scuola delle Ninas, in questo senso, permette anche alla donna un'esperienza che difficilmente nella vita di tutti i giorni si può permettere. Cioè si può permettere una donna di mettere parrucche, di mettere tacchi altissimi, di mettere super minigonne, calze a rete, ciglia finte, cose che si dice, sì, la libertà c'è di poterlo fare, ma nessuna donna lo fa. Quindi è sicuramente una presenza importante nel documentario, che non è stata ovviamente sortita da noi, c'era, ma il fatto che fossero il 50% degli iscritti dà proprio la misura di come anche la donna vada in cerca di questa forma di esperienza di travestitismo molto giocosa, molto allegra. Sì, diciamo che in quel caso Beppe diceva esattamente questo: mi piacerebbe che le donne si travestissero da iper donne per il piacere di farlo, non per piacere a un uomo o al fidanzato o per dimostrare di essere femminili. Lo scatto successivo è: le donne lo dovrebbero fare, come lo fa lui, per puro divertimento, perché è divertente, perché è bello, perché è un gioco, appunto, e c'è questa forma di, appunto, pazzia che alla fine riempie il cuore. In realtà non è stato poi così interessante raccontare la reazione delle famiglie, compagni, compagne, quando una persona decide di intraprendere questa scuola, perché come ho più volte detto, siamo andati proprio le prime volte a fare le riprese in questa scuola per drag queen
convinti che avremmo trovato un ambiente estremamente trasgressivo, dove avremmo realizzate delle riprese di grande pruderia, no? E invece poi, quando ci siamo trovati che era una scuola di grande serietà, condotta con molto rigore, con i momenti ludici, dove però questi momenti ludici si accompagnavano a dei momenti di grande lavoro, e abbiamo capito che il problema si era proprio spostato, e cioè che noi andavamo lì con degli occhi come se ci aspettassimo veramente di vedere dei freak, di vedere delle persone al di fuori della realtà quotidiana, quando invece erano persone di grandissima normalità, uso questa parola, che si cimentavano su qualcosa di straordinario. E quindi in realtà tutti coloro che vanno all'interno di questa scuola non solo sono abbastanza risolti con loro stessi, ma vivono anche in modo molto sereno le dinamiche al di fuori, molti di loro con qualche eccezione. Quindi la cosa infatti su cui si è lavorato molto anche a livello di struttura del documentario è stato proprio trasformare quello che inizialmente era una visione un po' distorta del fenomeno in una visione in cui noi guardavamo il fenomeno per quello che era, un fenomeno di assoluta normalità, cioè un corso che si fa come fare un corso di burlesco, un corso di tango, un corso di canto, si fa anche un corso per formare drag queen. La differenza è che socialmente sulle drag queen c'è un pregiudizio oltre che maggiore ignoranza, perché un corso di tango sanno più o meno tutti di che cosa si tratti, mentre invece quando si parla di drag queen c'è una confusione massima, soprattutto in Italia, dove c'è, non si capisce la differenza tra drag queen, trans, travestiti, cioè si fa un gran calderone e non si capisce che la drag, oltre ad essere una maschera, è anche una maschera di intrattenimento, cioè una volta che poi la drag queen esce dal palco, ritorna ad essere quello che è la vita di tutti i giorni. Quindi questo, diciamo, dà una dimensione veramente di bolla, proprio di isola, a un'esperienza che appunto non ha niente di trasgressivo alla fine. La vera trasgressione è nel messaggio politico che dà, come dice appunto il personaggio di Beppe, per cui dice: se noi qua dentro ci possiamo permettere, in un ambiente protetto, di fare questa cosa, perché non si può fare fuori? E questa è la vera domanda tematica del documentario. In realtà il titolo, che è cambiato in corso d'opera, del documentario, fa proprio riferimento a questo, cioè il divino è quella parte di noi che noi ci neghiamo, cioè la nostra parte più vera. La nostra parte più vera è anche il potersi permettere di essere fluidi nel assumere anche altre maschere. Anche questo significa sentirsi liberi. In questa libertà si è divini, perché è una libertà che non sempre ci concediamo. Cioè, tendenzialmente tutti sappiamo che dovremmo essere noi stessi, ma di fatto prendiamo delle maschere sociali. Un corso come quello per drag queen certamente ti invita, perché non lo puoi fare, non ti puoi portare dietro i giudizi. Quando un uomo si mette un reggiseno, si mette delle parrucche, non te li puoi portare più i giudizi, e nessuno vicendevolmente se li può portare. Quindi l'esperimento di una scuola per drag queen è un enorme e felice esperimento di accettazione reciproca. Sì. Sposta i confini, o forse li annulla i confini, chissà. No.